Carissimi fratelli e sorelle, buongiorno. Siamo reduci tutti quanti dalla partecipazione al momento di preghiera straordinario che Papa Francesco ieri ci ha voluto donare, coinvolgendoci tutti. Vogliamo ritornare su quelle parole del Vangelo che sono state proclamate, sulla sua riflessione, per farne tesoro in questa giornata e per sentire ancora su di noi lo sguardo di Dio che ci accompagna in questo momento di prova. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con tutti voi. Iniziamo la preghiera con le parole del Salmo 129, che sarà proclamato nella messa di domani e che dice tutti i sentimenti di abbandono che un credente può avere nei confronti di Dio nel momento della prova. Dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te il perdono, così avremo il tuo timore. Io spero, Signore, spero l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle l'aurora. Più che le sentinelle l'aurora, Israele attenda il Signore, perché con il Signore è la misericordia, e grande con lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cari fratelli e sorelle, il momento straordinario di preghiera ieri è stato ricco di gesti e ricco di parole. Ricco di gesti. Il Papa ha attraversato il sagrato di Piazza San Pietro mostrando tutta la fragilità che un uomo della sua età, con gli acciacchi che ha, può avere. L'abbiamo visto nel suo incedere faticoso, che rappresenta un po' tutta la nostra fatica, camminare in mezzo a queste nostre piazze deserte, anche solo con il pensiero, significa avere la stessa fatica del Papa. Però il Papa non si ferma e anche noi siamo chiamati ad andare, ad attraversare questo momento di deserto per andare verso il Signore. E poi la piazza deserta, un ambiente che ci dice che per pregare non ci vogliono le folle, che per creare chiesa non c'è bisogno di riempire le piazze. Si è chiesa quando due o tre sono riuniti nel nome del Signore, perché se c'è il Signore che ascolta, e perché c'è una comunione che va al di là dell'incontro della fisicità delle persone. È per questo che i gesti ci parlino ancora, ci parlino nei momenti in cui sentiamo la fatica della solitudine, ci parlino nei momenti in cui pensiamo che la nostra preghiera sia quasi vuota, inutile. Perché? Perché non abbiamo accanto tante persone. No, le persone ci sono nel mistero della comunione che viene da Dio e che noi creiamo con la nostra adesione a Lui. E poi è stato proclamato un bellissimo brano del Vangelo. Dal Vangelo secondo Marco. In quel medesimo giorno, venuta la sera, disse loro: passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò
e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?» Dopo la proclamazione del Vangelo, il Papa ha tenuto una meditazione sulla quale è bene ritornare, magari sottolineando alcune espressioni, quasi gustandole, ruminandole, come dicevano gli antichi maestri di spiritualità, giorno dopo giorno, per sentire tutta la ricchezza di questa risonanza, di questa riflessione sulla parola di Dio. Anzitutto, ecco, il Papa ci invita a guardare l'atteggiamento di Gesù, il primo atteggiamento del Signore in mezzo alla tempesta. Egli dorme. E il suo modo di fare stupisce i discepoli e stupisce anche noi. Scrive il Papa: «Quello che risulta difficile è capire l'atteggiamento di Gesù. Mentre i discepoli sono naturalmente allarmati e disperati, egli sta a poppa, proprio nella parte della barca che per prima va a fondo». Notiamo, la parte della barca più in pericolo è quella che sceglie il Signore per dormire. E che cosa fa? Nonostante il trambusto, dorme sereno, fiducioso nel Padre. È l'unica volta in cui nel Vangelo vediamo Gesù che dorme. Quando poi viene svegliato dopo aver calmato il vento e le acque, si rivolge ai discepoli in tono di rimprovero: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» L'atteggiamento del Signore. Colui che si espone per primo al pericolo, ma colui che dorme e ha il potere di fermare la tempesta, e ha soprattutto il potere di parlare ai nostri cuori, svelando che cosa ci attraversa in questo momento. I discepoli, cerchiamo di comprendere, dice il Papa, in che cosa consiste la mancanza di fede dei discepoli che si contrappone alla fiducia di Gesù. Essi non avevano smesso di credere in Lui, infatti lo invocano, ma vediamo come lo invocano: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Non ti importa. Pensano che Gesù si disinteressi di loro, che non si curi di loro. E questa loro domanda manifesta la loro fede, ma manifesta la loro vulnerabilità. E io credo che il Papa, dopo aver sottolineato l'aspetto di Gesù, l'aspetto del suo essere sereno, perché sa in che direzione va la storia, c'è da comprendere l'atteggiamento dei discepoli, che ci aiuta a comprendere cosa ci passa in questo momento nel cuore. La tempesta smaschera la vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende. E qui il Papa passa dal brano evangelico alla nostra vita, alla tempesta che stiamo vivendo, alla sera che stiamo attraversando. E la nostra vulnerabilità viene messa tutta in evidenza. Lascia scoperte quelle superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità. Anch'io avevo un'agenda piena: incontri, catechesi, celebrazioni, e poi cresime, quanti progetti. È la tempesta che stiamo vivendo ci dice di fermarci, ma ci dice che evidentemente non si ferma la vita e c'è qualcosa di più grande da scoprire. Però bisogna fare i conti con ciò che lasciamo da parte, bisogna fare i conti con forse delle false sicurezze che ci siamo costruiti. Continua il Papa: «Ci dimostra come abbiamo lasciato addormentato e abbandonato ciò che alimenta, sostiene e dà forza alla nostra vita e alla nostra comunità. Forse in mezzo a tanti progetti abbiamo dimenticato l'essenziale, ciò che ci alimenta.
La tempesta pone allo scoperto tutti i propositi di imballare e dimenticare ciò che ha nutrito l'anima dei nostri popoli. I nostri popoli sono stati nutriti dall'anima della fede, della solidarietà, della ricerca e della lotta per grandi ideali. Tutti quei tentativi di anestetizzare con abitudini apparentemente salvatrici, incapace di fare appello alle nostre radici e di evocare la memoria dei nostri anziani, privandoci così dell'immunità necessaria per far fronte alla avversità. Ecco, il Signore lascia scoperte le nostre vulnerabilità. Sarebbe bello in questi momenti, nei quali abbiamo tanto tempo, fermarci un momento e fare l'elenco di tutto ciò che ad un certo punto si è fermato nella nostra vita e che forse poteva risultare non necessario. Ciò che può emergere è una vulnerabilità, è il trucco di quegli stereotipi, dice il Papa, con cui vogliamo salvare la nostra vita. E poi ecco le parole del Papa. Perché avete paura? Non avete ancora fede? E continua: Signore, la tua parola stasera ci colpisce e ci riguarda tutti. In questo nostro mondo, che tu ami più di noi, e il Signore lo ama più di noi il mondo. Noi vedete come lo abbiamo trattato, come trattiamo gli altri, il pianeta, il creato che Egli ci ha dato. Siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti e capaci in tutto, avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose e frastornare dalla fretta. Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiuste planetarie. Pensiamo alle guerre che si stanno combattendo in Medio Oriente da anni. Non abbiamo ascoltato il grido dei poveri e del nostro pianeta gravemente malato, malato come noi il pianeta, non di coronavirus, ma di riscaldamento globale. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato. Il Papa ci fa toccare con mano una vulnerabilità che va al di là della pandemia, che riguarda tutto il mondo. Oggi noi ci siamo fermati, ma non ci siamo fermati davanti ad altri mali che ci stanno affliggendo. Non si è fermata certa politica, non si è fermata certa economia, non si sono fermate le scelte dei grandi della terra. Perché avete paura? Non avete ancora fede? Sono le parole di Gesù. Signore ci rivolge un appello alla fede, che non è tanto credere che tu esista, ma venire a te e fidarsi di te. In questa Quaresima risuona il tuo appello urgente: convertitevi, ritornate a me con tutto il cuore. Ci chiama a cogliere questo tempo di prova come un tempo di scelta. Ecco, io credo che davvero in questo momento noi dobbiamo comprendere che questo tempo ci porta a fare delle scelte nuove, delle scelte che riguardano la nostra vita personale, che riguardano la nostra vita sociale, politica, economica e anche ecclesiale. Non voglio andare oltre, proprio perché questo discorso, questa meditazione del Papa è molto densa. Voglio lasciare le scelte, il tempo delle scelte, quello che il Papa ci dice in questa sezione del testo, a lunedì. Vorrei semplicemente che oggi ritornassimo sull'atteggiamento di Gesù, sulla domanda dei discepoli: che ti importa di noi? E sull'analisi delle nostre vulnerabilità. E infine sulle parole di Gesù che ci dice: perché avete paura, non avete ancora fede? E ancora sulle parole del Papa che ci aiutano a vedere su quali situazioni ci hanno fermato, e forse è solo questa situazione della morte di tanti cari, del
del contagio e quali altre situazioni, allo stesso tempo gravi, non ci hanno fermato. Che il Signore ci aiuti veramente a scendere nel profondo del nostro cuore, con l'aiuto della Sua parola, con la lucidità di questa meditazione del Papa, e non solo con le nostre visioni che a volte sono molto rigide e sono semplicemente atteggiamenti di chi è ripiegato su se stesso e non vuole compiere una vera conversione, un vero passaggio, quel passaggio che la Pasqua ci richiede. Ci affidiamo questa mattina ancora a Maria Santissima di Ripalta, chiedendogli in modo particolare che la parola del Vangelo ascoltato e la meditazione del Papa porti frutto nei nostri cuori, nella vita della Chiesa e in quella della società. Vergine bella, Madre dolcissima di Ripalta, nostra potentissima avvocata e protettrice, il nostro cuore ti ama e si commuove a ricordo delle tue misericordie e del tuo amore per noi. La tua immagine è luce, conforto e sollievo e gioia alla nostra povera vita ripiena di insidie e di amarezze. Noi perciò in te confidiamo. Stendi la tua mano di madre e sollevaci da tutte le tribolazioni che ci affannano in questo misero esilio. Facci sentire la tua parola di paradiso nelle dure sofferenze di questa terra. Guardaci in ogni tempo, dall'alta ripa dell'Ofanto, ove siedi pietosa, a comune conforto di noi tuoi figli. Aiutaci in ogni nostro bisogno spirituale e temporale. Fa piovere su di noi le acque della divina grazia, perché vivendo qua giù la tua vita d'amore, possiamo un giorno vivere la tua vita di gloria, nella bellezza dei cieli. Lo speriamo e così sia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Maria Santissima di Ripalta, prega per noi. Maria Santissima, Madre di Misericordia, prega per noi. Maria Santissima, Salute degli Infermi, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. San Pietro, prega per noi. San Potito, prega per noi. San Trifone, prega per noi. San Clemente, prega per noi. Sant'Antonio Abate, prega per noi. Sant'Antonio da Padova, prega per noi. San Francesco da Paola, prega per noi. San Rocco, prega per noi. E tu, venerabile Antonio Palladino, intercedi per questo popolo che hai tanto amato. Cari fratelli e sorelle, ci vedremo ancora, per chi volesse collegarsi via streaming, sul sito della Diocesi alle ore 17 per il saluto ai ragazzi di Cresima. Mi sono arrivate alcune lettere scritte da loro sul compito a casa, chiamiamolo così, ma in verità non era tale, era semplicemente, ecco, un invito a riflettere che ho loro dato. Alle 17:30 ci vedremo per la preghiera mariana e subito dopo, ecco, vi darò alcune notizie che riguardano la Pasqua ormai imminente. Sarà una Pasqua un po' diversa dalle altre, dobbiamo prepararci però a viverla, perché la Pasqua si fa, avete visto il Papa come ha vissuto la preghiera ieri, non necessariamente con le piazze piene, si fa con un cuore che si pone in ascolto, che si lascia provocare dal Signore, che fa veramente quel passaggio dalla schiavitù al servizio, dalla morte alla vita. Il Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore, vi benedica il nostro aiuto nel nome del Signore, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buona giornata a tutti.